Ciao! Oggi siamo tornati in un nuovissimo video di Minecraft con Marci che è tra i polli, perché oggi Smarci mi hanno chiesto di sfidare te nella gara per i passaggi segreti più piccoli. Sarai in grado di farmi un passaggio segreto difficile? Sto già iniziando, ciao! Stai già iniziando, va bene, mi piace, iscriviti al canale, ciao a tutti! Bravo, l'ha detto Marci, nulla, iniziamo subito a costruire. Allora, io voglio fare una cosa stile questa casetta qua che abbiamo fatto la prima volta, però faccio una casa moderna. Tu invece bravo, cosa vuoi fare? Bravo! Ah, c'è World Edit, ovviamente, non te l'ho detto, se vuoi fare quello che vuoi. Ovviamente. Per chi m'hai preso, scusami. No, so, Buddy non lo sapeva. Cosa vuoi fare tu di casetta? Io non faccio una casa. Non fai una casa, fai una grotta. Cos'è che fai? Allora, adesso capirai. Adesso bene, capirai. Okay, non mi dire niente. Ma non capirai adesso, capirai più in là. Perché non è detto che tu debba capire per forza tutto. Non è che tutto ti è dovuto subito. Sì, non ho capito se capisco adesso o dopo. Penso che ti sia crashato tutto, vero? No, io ci sono ancora. Tutto ottimo! A posto. Ottimo! Cosa credi qua? La potenza di casa. Ottimo. Eccolo. Allora, qua. Io faccio una casetta moderna con un bel giardinetto fuori. Che ovviamente non avrà nessun passaggio segreto il giardinetto. Occhiolino, occhiolino. Io ti farò una cosa molto bella, perché per una volta avrai una cosa gigante da fare, ok? Cioè tu avrai una cosa gigante da fare subito, però poi entrerai in qualcosa di super piccolo. Non ho capito, però confido in te comunque, non mi devi stupire, perché gli altri sì, mi hanno stupito, però in te confido davvero molto. Allora io faccio un po' i pilastri di sta casetta e intanto inizio a buttare su le basi per fare qualcosa di decente, spero. Speriamo, perché se non ce la fai viene tutto uno schifo, okay? Infatti spero, però non si sa mai. No vabbè Nico, È bella la mia casa, vero? Ti piace? Ho fatto qualcosa di impossibile. Come impossibile? Io sono stato abbastanza, cioè in realtà non ho fatto niente ancora, ho fatto soltanto l'esterno, però sarà abbastanza buono con te. Cosa vuol dire di impossibile? Cosa hai fatto? È impossibile, non è che c'è molto da dire. Ma impossibile è un parkour? Sì, vabbè, c'è il dropper impossibile, c'è quello impossibile. Sì, ma cioè allora, è un po' tutto Buddy impossibile. È stato cattivissimo col parkour, ma proprio tanto cattivo. Io mi auguro che tu almeno sia un pochettino più no, clemente. È quello easy, è tipo quello delle Deathrun, molto semplice. Il parkour delle Deathrun, ok. È tipo, dove ci sono sempre... No. Va bene, tranquillo, io sto preparando le tue cose, però, cioè... Io sono sempre buono con voi, siete sempre cattivi. Allora, la casa sarà questa, che è comunque abbastanza carina, deve essere una cosa abbastanza semplice. E allora, che breve facciamo al signor Marci? Io di... No, questo di qua, no, direi. Allora, direi di fare qualcosa per arrivare qua sopra come prova, del tipo... Sì, mettiamo delle ragnatele che per sorpassare dovrà prendere un oggetto. E non ti dico quale, ovviamente, non ti dico neanche dove lo nascondo. Allora, facciamo così, perfetto. Sembra una casa un po' abbandonata, in realtà. Una casa moderna abbandonata, un po' un controsenso. Però va bene, allora... È un punto in cui non ti potrei mettere in F5, eh? Se lo farai sei squalificato. Vabbè, vediamo. Allora, dove possiamo nascondere di fare delle cosine di questo tipo? Così, e sotto uno di questi... mettiamo una con dentro la cosa per fare... capito, è un po' complicato, però adesso ci lavoro. Allora, la casa sta prendendo forma. Qui, dove vedete, vi faccio vedere, ho nascosto una cosa che servirà per spaccare questa cosa. E nel frattempo, però, qui ci sono anche queste cose che sono piene di... Semini, ovviamente. In realtà casa mia è super semplice. Ok, va bene, la mia invece è super moderna. Ok, una volta semplice per te, semplice per te. Da affrontare. Da affrontare. Vedremo. Una volta arrivato qua, cosa possiamo mettere? Direi di mettere qui una sorta di percorito, mentre qui da affrontare la tua paura più grande. Hai paura di ragni? Di cosa hai paura, Marci? Dai, dimmi. Ragni. Se li metti non combatto. Va bene, io ti metto i ragni, però mi devo mettere piccolino, perché sennò non capisco niente. Penso a te, guarda che sei per uscire dal server. No, dai, ti prego, non uscire, per i favore. Ragni no. Puoi far tutto ma non i ragni. No, piccolini. Cioè, no, in realtà no. Non sono piccolini, sono normali. No. Dai, per favore, pochi, no. Pochi. No. Vabbè, ne metto pochi, però non li do nessuno. Allora, mettiamo della... Ma si possono mettere ragni piccoli, scusa? No, purtroppo no. Però mi piacerebbe tanto. Allora, ma come si chiama il quarzo? Quarzo, non marble. Ma come sono messo? Mannaggia me. Allora, facciamo così e prendiamo il blocchettino qua. Il parkour come lo vuoi? Facile o medio? Io non ti parlo più, non hai capito? Non te li ho ancora messi i ragni. Quindi, con calma. Ecco, sarà meglio. Allora, il parkour come lo vuoi? Difficile o medio? Ho bisogno di questa... No, facilissimo non si può fare. Allora, ho fatto un parkour qua facile, però non come quello di Marci. Qui invece bisogna affrontare una prova. E come prova, Marci ha detto che se metto i ragni non vale più nel mio video. Però io volevo mettere un ragno. Posso? No. Per favore? No.
Vabbè, metto quelli Cave Spider, sono ragni no. diversi. Vabbè, no. ci metti Wither allora. Wither Skull. No. Allora, mettiamo questi. L'hai voluto tu, sappio. Allora, sta cosa però è da togliere. Ciao, potresti andartene via. Io non fa il video con Nico. Ah, io? Dai! Ah, hai capito te. Vabbè, ma non vale così. Dai, ne ho messi soltanto 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 va bene? O non ti va bene neanche 8? Oh, sì, vanno bene 8. Ok, allora una volta affrontati questi, poi bisognerà andare da questa parte dove ci sarà il nostro solito e bellissimo dropperini. Però lo faccio difficile stavolta, perché Marci, mentre eravamo off camera, ha detto: io ho fatto tutto difficile, ti farò dannare. Ma non è vero, dai, alla fine scherzavo. Sì, dai, immagino quanto scherzavi. Quando dici così, guarda, non scherzi mai. Allora io faccio una cosa così, col blocco d'oro. Ti metto anche uno spiraglio qua, ti metto anche uno spiraglio qua. E in fondo però va messa la water, perché sennò se non metti la water muori. Quindi facciamo così. Ok, così però è troppo facile. Che è sta roba? Mica stiamo facendo un video facile qua. Bisogna fare le cose difficili, altrimenti non è divertente. Vediamo se è fattibile, perché effettivamente non ho provato questa cosa, però dovrebbe essere fattibile, credo. Così è super facile, dai, così è troppo facile. Vabbè, dai, lo lasciamo facile per una volta. Tu che sfide hai fatto, quindi, oltre al percurito, che non ho capito nientito? Non ti interessa. Eh beh, in realtà devo affrontarle io, quindi forse... Però attualmente non mi sembra che ti interessi. Attualmente mi interessa abbastanza. Io ti sto facendo un percur... Allora, facciamo così, in base a come mi stai simpatico adesso, ti faccio un labirinto più o meno facile. Quindi mio, vedi tu cosa dire. Il mio dipende da cosa tu dirai. No, il mio è facile, il mio non è difficile. Il tuo è facile, va bene. Se io lo facessi difficile, cosa faresti di risposta? Mi metto in creativa. Faccio un po' la locata. Sì, ma allora Loco non c'è in questo video per un motivo, perché cheat e non lo voglio più. No, non è vero, non è vero. Io non cheat. Ecco, già che è entrato su TS senza farsi sentire, è un cheat questo. Comunque io un minutino ho fatto. Ma tuo rischio è pericolo, quindi vedi di finire la casa, quello che stai facendo, che non ho capito in realtà. E poi ci vediamo. Ma che cavolo sto creando? Sto creando un parkour? Un labirinto, non è un parkour, mannaggia, un po' complicato, però va bene. Dunque, il blocco è nascosto lì, direi che abbiamo fatto tutto, sistemo gli ultimi dettaglini e poi ci vediamo della costruzione di Merkwitz. Io ho finito, ho arredato anche vai, con quella chicchicca, chicchicchicca, mi tipo da te, vengo subito io da te, sono già l'F3, prima vai. Da Marci. Buongiorno. Ma perché partiamo da in alto? Forse deve essere in survival, effettivamente. Sì, ma sì, sì. Perché partiamo da qui? Questa è la mia casettina. Sì, ma è carina la casa, però perché siamo così in alto? Allora, sì. Vabbè, grazie. Allora, qua ci sono dei buchi. No, è un labirinto già all'inizio, hai fatto? Ma non ci si passa neanche in sto coso. Hai già perso. Ho già perso. Non devo andare no, qua? Certo, sì, 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 è giusto. Sì, però aiuto. Aiuto. Hai perso, era proprio questo l'obiettivo, che se tu cadevi nel primary avevi già perso. Come ok, questo è quello giusto, palesemente. Buongiorno, qui è pieno di chest, saranno piene di qualcosa. E invece no. Non c'è niente. Ok, dove devo andare? No, non c'è niente, era un troll questo. Vabbè, ok, apprezzo il troll comunque. Dove non puoi scendere di casa, andare? Ovviamente. Ma dove devo parte andare? Che non puoi fare. Devi cercare il dropper, devi cercare. Sarà sotto il letto. Però non è sotto il letto. No, più semplice di quel che sembra, dai. Più semplice. Perché entro di te? Ok, qua non c'è... forse devo... Dove devo andare? Non te lo dico. Non pensavo, io pensavo fosse più facile del previsto. Allora, scusa, qua c'è un passaggio. Qui per forza si va da qualche parte, no? Ma dove diavoli devo andare? Scusami. Dai, è facile, ma su. Ma non è facile. Scusa, qua non c'è niente. Vuoi un indizio, sì, sì o no? Sì, ti prego, voglio un indizio. Allora, è dietro una trapdoor, trovi qualcosa. Dietro una trapdoor trovi qualcosa, un anvil. Non è utile, devo far parkour qua sopra, no, forse. No, no, ma cosa... Ma è troppo così. Difficile. Cosa devo fare? Dietro una trapdoor cosa c'è? Vuoi che te lo dico? Sì. Vai dietro l'anvil. Dietro l'anvil. Che c'è dietro l'anvil? Vai, vai dritto. Ma guardate sto ragazzo, cosa ha creato, mannaggia noi. Cioè, se l'ha studiato pure bene. Guarda che ha fatto il dropper pure enorme. Il mio non è così. Ok, quella è l'acqua. Quella è acqua, ok, è facile. Ci sono tutto giallo, tra l'altro hai manie di... È vetro? È davvero vetro? Ce n'è solo uno, no, di acqua. No, vabbè, fai schifo. Mannaggia te. Quindi, allora, va bene, lo guardo da sopra. Lo guardiamo da sopra. Quale... Io ti preparo già il comando. Ho visto l'acqua. Madamarce. Tanto ho visto l'acqua. Ho visto l'acqua. Lo faccio alla prima. Guarda, guarda. Woohoo! L'ho era facile comunque. Insomma, è stato abbastanza infamello, se devo... No, non mi toccare, stammi lontano. Però questa non è la parte giusta. Dove ti devo andare, parte, scusami. È quella la parte giusta. No, perché? Io vedo aperto. Ma non lo vedi tu? Ora è aperto. Questo lo vedi? Cos'è sta roba? Ma tu non stai bene, ma tu hai una mente malvagia. Ok.
Capito, devo preparare l'F3C qua, va. No, ci sono, guarda. Ora mi devo soltanto spegnere, però non ho il cibo. Alexa, basta! Mi hai spaventato, non mi spegnerò, sto per morire, è stato un piacere. Ho mezzo cuore! Vai. Sì, ma, vabbè. Ok. Vai. Perfetto, vai. Allora, in teoria se shift non casco, vero? Allora, io posso dirti che l'ho provato. Ed è infattibile. Primo colpo. No, ci sono. Così ci sono. Devi fare, guarda così. Me. Va tranquillo, basta farlo in diagonale. Guarda com'è facile. Guarda. Guarda. Facile, e voilà. Cos'è sta roba? È un labirinto. E ma marci, cioè... No, non puoi saltare. Non puoi saltare. Ho capito, però se me le fai a prova di scherzetto nabbone qua... Oh, qua si passa. T'ho visto il buchetto. Ah, l'ho visto. Ah, la cesta. Ah, trovato il diamante. Bravo. È stato abbastanza carino, devo dire la verità. Forse il migliore tra tutti. Forse il migliore tra tutti, ho detto. Però adesso vieni a affrontare il mio. Vieni pure. Bella questa casa. Ti piace? Guarda il tappetino che non è assolutamente decentrato. Prego, devi... Okay. Sì, ma non è che dovevi buttarti. Non devi buttarti, la puoi aprire anche da sopra. Ah sì? Non sapevo. Eh sì, devi trovare... Vedi che ci sono delle ragnatele, quindi devi trovare qualcosa... Vabbè. Devi trovare qualcosa per spaccare le ragnatele. Non puoi passarci in mezzo, ovviamente, è troppo facile. Eh sì, controlla bene tutti i Ok. Non puoi craftare... Clear, ma da marci. Ok, perfetto. Ma scusa, devi farla tu, devi trovare la cesta giusta. Sei una persona terribile. Cerca fuori, c'è una cesta da... Cerca fuori, c'è una cesta da qualche parte. Ti vedo. Ok, controlla bene. Magari in qualche angolino della piscina potrebbe esserci una chest. Magari l'angolo opposto al tuo. Bravo, Marci, hai trovato una spada in diamante. Bravo, Marci, hai trovato una spada in diamante. Ora puoi avanzare. Però non mi sembra corretto quello che hai fatto, perché io avevo già trovato il dropper. Ho capito, però anch'io avevo già trovato il labirinto superabile. Però mi hai detto, no, non si può andare. Ho detto che non puoi semplicemente saltare. Sì, certo. Dai, prego, continua pure. Questo tanto è facile, so che tu sei un pro in queste cose. Prego. Facciamo che questa non l'ho vista. Sei un pro in questo. Nico, io c'ho i movimenti da normale, salto un botto. Non è vero che i movimenti... Ascolta, è un parkour che è una cavola. Shift mentre sei in aria. Ce la puoi fare? Lo puoi finire? Lo sbagli. Guarda che sbagli questo rito. No, okay. Mannaggia, qua ci sono i tuoi amici. Perché tu non volevi ragni, quindi ti ho messo loro. Dovresti affrontarli. Ehi, ti ho detto che dovevi affrontarli. Prego, riparti pure. Prego, ci sono ma i tuoi amici. Ma devo veramente che... affrontarli? Se vuoi farla di corsa, però non credo sia fattibile farla di corsa. Se vuoi provare, non lo so, scelta tua. Non è facile, credimi, non è facile. Ma sono solo 8 Wither Skeleton. Cosa vuoi che sia? Dai, ne hai già fatti fuori la metà. Ma dove sei finito? Questa cosa non l'avevo pensata, bravo. Non l'avevo pensata a mettersi lì sotto. Prego, vada pure nel dropper. È facile, tanto ce la fai la prima. Questa è un po' città. Marci. Ok. Ma hai accettato. Ma che schifo, dai. Beh, tu è la stessa cosa. Io non ho accettato. Non mi sono scordato di darti un piccone di diamante. Give. Mada Marci. Diamond pickaxe. No, quella è un'esperienza in più. Questa è un'uscita di emergenza. Però non devi andare qua. Devi trovare il blocco di diamante, ti ricordo. Ma diamine, ma veramente? Sì, quella era per uscire se volevi vedere un po' il panorama. Però il blocco di diamante è in questi cunicoli. Vai, prego. Dai, non è difficile questa parte in realtà. Bravo. Bravo, l'hai trovato quasi subito. Bravo. Era più difficile il mio che il tuo. Tranne il parkour che era impossibile. Io sono stato bravo e gentile a differenza tua. Senti, voglio rifarlo un'altra volta, ok? Va bene. Comunque, per oggi direi che è tutto. Fatemi sapere nei commenti chi ha vinto secondo voi tra me e Marci a livello Ciao di bellezza e a livello di difficoltà. Loco sicuramente ha perso. Avete finito? Devo dire le mie cose finali. Basta, adesso non dico più niente. Ci vediamo domani con un nuovo video. Buon Natale a tutti. E Marci sei un nano.